È stato siglato nella sede della Camera di Commercio di Pisa, alla presenza del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l'accordo che dà il via al piano di riqualificazione dell'area produttiva di Ospedaletto, strategica per la presenza di aziende in forte espansione, ma anche penalizzata negli ultimi tempi da lotti rimasti incompleti e strade dissestate. L'accordo vale 1 milione di euro, 800.000 dei quali messi a disposizione dalla Regione Toscana, e prevede la riqualificazione dei nodi di accesso, della viabilità, del verde pubblico e delle opere di urbanizzazione. Io lo ritengo un esempio un po' per tutta la Toscana, perché è una sinergia che in primo luogo si viene a creare fra regione e comune. Si tratta di un intervento di 1 milione di euro che va a creare infrastrutture, possibilità di insediamento, e la sinergia fra comune e regione poi in realtà si riversa con quello che è l'intervento del privato, che va a realizzare prospettive che sono di occupazione, di crescita e di sviluppo. Il progetto di rilancio dell'area produttiva di Ospedaletto nasce da un accordo siglato nel 2019 tra Regione Toscana, Comune, associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e Ordine degli Ingegneri. Abbiamo potuto centrare alcuni argomenti che fanno di Pisa uno snodo tra la Valle dell'Arno, l'area toscana forte della produzione con l'area della costa. E quindi qui nell'attrazione dei talenti, nell'attrazione degli investimenti, possiamo davvero fare delle cose importanti. L'accordo per la riqualificazione di Ospedaletto, hanno detto Giani e Marras, è un passo avanti concreto verso la ripresa del post-Covid, in cui sarà centrale il potenziamento delle infrastrutture.